Due rassegne di primavera a Cremona e a Terni per fare il punto sul percorso Wilt e sui suoi progetti teatrali, di partecipazione e approfondimento. Palcoscenico Cremona, nella città lombarda, dal 14 al 16 aprile. Tradimenti, riscrivere il mito, a Terni, 21-23 aprile, Centro Culturale Caos. Spettacoli, incontri, laboratori. E a Cremona una nuova tappa, la terza in ordine di tempo, del progetto Giovani, uno dei programmi di punta della WILT che pensa al futuro. Una particolare attenzione al gruppo Giovani, il gruppo Giovani della WILT che è presente in maniera consistente. Abbiamo organizzato uno spettacolo di una compagnia di Chivasso, che è il gruppo Giovani di questa compagnia, che è un laboratorio per loro proprio qui nel Centro Culturale Next. Il criterio di scelta degli spettacoli? Gli spettacoli li abbiamo scelti volutamente molto diversi uno dall'altro. Sono tre spettacoli, di cui il primo, che è stato realizzato a cura della Compagnia delle Muse. La Compagnia delle Muse è una compagnia storica di Cremona, che fa un teatro proprio classico, tradizionale, teatro di parola, con costumi, sceneggiature, scenografie molto accurate, e quindi un testo di Rodolf Sirera, che è un drammaturgo spagnolo. Poi avremo invece appunto lo spettacolo, come ho accennato prima, della compagnia Officina Culturale di Chivasso. E non fai bisogni da solo. Allora caga. No, ma complimenti, davvero, che spirito. Papà no. Papà, ma neanche a parlarne. D'altronde come avrebbe potuto? Quel porco si è infilato via. È una compagnia che lavora moltissimo con i giovani, fanno molto lavoro di laboratorio. E hanno realizzato questo Giù con la vita, scritto da Gianluca Vitale, che è il direttore artistico, con cinque ragazzi in scena, e quindi proprio un lavoro proprio fatto dai giovani per i giovani. Di tanti mezzi utili allo scopo, la paura, la fame, il denaro. L'altro spettacolo è Gli Altri, che è uno spettacolo di videoteatro, teatro, musica, quindi interazione tra la recitazione in scena e l'utilizzo dei video e delle tecnologie nel Centro Culturale Next. È un lavoro più gestuale e visuale che non di testo, e è una riflessione, diciamo, sul tema dell'intolleranza, della violenza, del razzismo, visto non solo nelle grandi tragedie come la Shoah, ma anche proprio nei comportamenti quotidiani, per la regia di Francesca Rizzi con la collaborazione di Dagno Belloni. Tornando al progetto Giovani, un'esperienza che viene da lontano ed ha già una sua piccola storia. Terza tappa del progetto Giovani WILT a Cremona, eccoci, come siamo arrivati oggi? E siamo arrivati dopo un percorso che è iniziato due anni fa, quando nella WILT abbiamo deciso di investire su un progetto Giovani. E il primo progetto di questo nuovo obiettivo che ci siamo dati era quello di istituire un campus, di organizzare un campus giovani. Ciò avvenne in Trentino, dove una trentina di ragazzi provenienti da tutta Italia, da tutte le compagnie WILT del territorio, si sono ritrovati in questa bellissima struttura in mezzo al verde, in montagna, e dove lì abbiamo fatto quattro giorni pieni di teatro, dove i ragazzi si sono conosciuti, dove hanno potuto sperimentare, sperimentarsi, mettere in gioco le loro emozioni attraverso questo meraviglioso strumento che è il teatro. Da lì l'entusiasmo ovviamente non si è fermato, e quindi siamo arrivati alla seconda tappa l'anno scorso ad Ostra, dove la WILT organizza appunto una manifestazione molto importante che è Tracce, e dove abbiamo individuato anche lì un nuovo percorso realizzato attraverso un laboratorio, un workshop rivolto sempre ai giovani, alcuni che avevano già partecipato a quelli di Trento, altri nuovi che si sono aggiunti, ma facendoli anche integrare, interagire, ma anche conoscere con i giovani del posto, del paese, di Ostra, attraverso un accordo con l'amministrazione comunale. Quindi creare ponti. Noi siamo sempre convinti che creare ponti sia la cosa fondamentale, creare rete, creare nuovi legami. Se poi ci sono i giovani di mezzo, per noi è una speranza enorme, non solo per il futuro della WILT, ma anche per il presente della WILT, perché io lo dico sempre, basta parlare dei giovani solo al futuro. I giovani sono uno splendido presente, possono darci tantissimo ora, qui e ora. Quindi questa è la terza tappa, Cremona.
Cremona siamo stati qui, sono arrivati ulteriori giovani, sempre qualcuno veterano ormai dal campus del Trentino, dal campus di Ostra, e qualcuno nuovo, ce ne sono 7 nuovi provenienti anche qui da tutta Italia, ed oggi eravamo in 17-18 a fare un ulteriore workshop dove abbiamo messo in campo le nostre emozioni, dove loro soprattutto si sono messi in gioco e dove abbiamo gettato nuovi semi per poter far crescere una grande pianta teatrale fatta dai giovani della WILT. Progetto Giovani è... anche questo è sempre difficile da spiegare, il progetto Giovani. No, perché anche qui è una cosa, è un'esperienza, più un'esperienza da vivere, più che è una cosa, diciamo, una schedina con un programma, eccetera. Sono delle esperienze che si vivono assieme, in gruppo, con un sacco di persone da tutta Italia. E dei ragazze e ragazzi che... diciamo, hanno la tua stessa età, vengono da compagnie molto simili alle tue e vi ritrovate, vi confrontate. Poi sì, ci sono dei laboratori, ci sono degli spettacoli, però alla fine la cosa bella è proprio il confronto, che ci si ritrova sempre appunto faccia a faccia. No? Il progetto Giovani per me è stata abbastanza una rivelazione, perché... non pensavo che esistessero, suona molto romantico forse, ma non pensavo che esistessero altre persone come me, nel senso che sono sempre stata vista nella mia cerchia di amici, ma anche dalla mia famiglia, un po' come molto unidirezionata verso il teatro, cioè questa passione che apparentemente non mi dà niente in cambio, nel senso niente di... non lo so, premi, denaro, cioè è una perdita di tempo, e invece no, cioè per me è uno dei più grandi investimenti che io abbia mai fatto nella mia vita, e trovare altre persone della mia età che la pensano come me, che capiscono quello che dico, quello che provo, quello che penso, che con cui mi posso anche confrontare dalle cose più banali e concrete alle cose più alte. Per me è stata una rivelazione incredibile, e è strano vedere forse non è così usuale vedere un'associazione che investe così tanto nei giovani. È stata una bella sorpresa. Giovani e teatro, spettacolo organico al progetto Giovani, come abbiamo sentito, Giù con la vita di Gianluca Vitale, ispirato al romanzo di Nicco Orbi, Non buttiamoci giù. 5 personaggi. 5 persone in cima ad una scogliera col comune intento di suicidarsi, perché la vita non li ha agevolati, ma quello stare insieme in quel momento, l'ultimo dell'anno, diventa taumaturgico. Si raccontano le loro storie e di lì si snodano tutte le vicende, e quindi il condividere diventa salvifico per quasi tutti, insomma. Spettacolo maturo, complesso, ma mi piaceva l'idea di far misurare i nostri ragazzi con uno spettacolo complesso e maturo, facendogli impersonare tanto dei personaggi tanto distanti da loro, anche dal punto di vista anagrafico. E impersonare una signora anziana con un figlio disabile grave per una ragazzina di 19 anni è un'impresa ardua, ma se voi se riuscite a vedere l'impegno e la passione di questi ragazzi nel gettarsi a capofitto in questo personaggio, è impagabile. A completare la 3 giorni di Cremona, un esperimento insolito del cosiddetto tecnoteatro, animato da Francesca Rizzi all'interno del Museo Archeologico San Lorenzo. Il tecnoteatro è un lavoro che si fa con le cuffie stereo silenziose dall'esterno. Vengono trasmesse delle musiche e, diciamo, le disposizioni della direttrice artistica. È un'alternanza di movimento, silenzio, riflessione, anche di, diciamo, espressività della propria interiorità. Francesca Rizzi lo definisce sempre un lavoro immersivo, e viene fatto o in spazi aperti, quindi c'è anche, diciamo, un inserimento della persona, dell'individuo, in un lavoro di gruppo dentro a un contesto ambientale, oppure, appunto, come in questo caso, in palazzi storici, musei, quindi ovviamente viene adattato in un altro, con altre modalità, ma l'intento è quello di fare interagire le persone, quindi questo lavoro individuale in questo caso dentro a un palazzo pieno di storia, in questo caso un museo archeologico di Cremona, che è veramente molto bello,
e quindi si cerca di realizzare anche sempre questa interazione tra la persona, se stesso, gli altri, l'ambiente verde, diciamo, oppure un bel palazzo, in questo caso un museo archeologico, che permetterà di valorizzare molto anche queste riflessioni su questi luoghi. Tradimenti, e lo usiamo per questo termine d'accezione che in latino viene tradotto dal latino con trasducere, che significa spostare un'argomentazione, un fatto, un qualcosa da una parte ad un'altra. Cioè andare a prendere nel profondo, più profondo del testo, un senso proprio, un senso particolare, un senso soggettivo, e quindi estrarre questo senso e fare, mettere in atto quella che definiamo riscrittura. Che significa la riscrittura? Significa riformulare un qualcosa. In questo senso è il mito, cioè è la riscrittura del mito. Quindi il nostro progetto è come nel contemporaneo riscrivere il mito. E la riscrittura del mito ha riguardato a Terni figure emblematiche, in particolare eroine, della Grecia classica. Ecco allora Medea, ovvero Argonauti, Giasone e Medea da Apollonio Rodio e Euripide, regia di Aurelio Gatti. Antigone, nello spettacolo Occhi, frammenti da un Antigone, della compagnia KTM, che insieme a Wilt Umbria ha organizzato la rassegna, regia di Flavio Cipriani. Ed ancora La bella Elena, rapita da Paride, con lo strano caso di Elena di Troia, regia di Stefano Napoli. La cosa interessante, diciamo, di questa storia, di questo mito di Elena, è che poi Menelao la riprende e la riporta a Sparte e invecchia, e quindi vedrà anche la sua bellezza svanire, e su questo noi abbiamo giocato, diciamo, per lo spettacolo. Infatti l'abbiamo intitolato Beauty Dark Queen, e infatti è incentrato sulla decadenza anche della bellezza, sulla cosa effimera, quello che c'è di effimero nella bellezza. Ed è molto importante anche perché oggi, diciamo, non si vuole accettare il nostro invecchiamento. E dal mito guarda anche l'ospite d'onore di Tradimenti, Eugenio Barba, maestro della scena del Novecento ed oltre. Tra l'altro Barba ha presentato alcuni frammenti del suo nuovo spettacolo Ricordando Tebe, affidati all'attrice storica dell'Odin Theatret, Giulia Varley. Ancora mito e riscritture nell'incontro di studiosi e operatori teatrali di sabato 22, tra gli altri Gerardo Puccini del Dams di Bologna, Lorenzo Mango, orientale di Napoli, Dario Laferla, Inda Siracusa. Eugenio Barba nella sua lezione si è soffermato in particolare sul mito e il nostro oggi. Il mito è un racconto che può essere fondativo a livello cosmogonico, come siamo nati, o soteriologico, di salvatori, di grandi eroi civilizzatori. Ma questi racconti oggi esistono, nel senso che sono degli esempi storici. Un mito è Mandela, penso che per moltissimi che vogliono fare attività politica possono rendersi conto del valore di una vita letteralmente spesa per ritrovare una dignità della propria gente, e nello stesso tempo un individuo capace proprio di rimanere 25 anni in prigione. Quindi il rapporto tra mito e come celebrare questo racconto che è di lotta e anche ottimista nel caso di Mandela, nonostante il percorso doloroso che lui e la sua famiglia ha dovuto vivere, ma è anche questo racconto come può diventare un momento di ispirazione per quello che possiamo chiamare spettacolo, ma può anche essere una cerimonia, in fondo se è uno spettacolo è una cerimonia, se vuoi puoi addirittura chiamarlo un rituale, se consideriamo il rituale come
un veicolo di comunicazione. La rassegna ha anche ospitato un seminario Danza Terapia sul Corpo, Teatro e Disabilità, condotto da Dario Laferta. Tendiamo a considerare il disagio o la diversità come una condizione da iperproteggere. In realtà ha un suo portato estetico e creativo straordinario nella sua diversità. Non c'è una condizione più umanisticamente parlando paritaria, ugualitaria, che quella dell'apoteosi delle diversità. Quindi in questo contesto laboratoriale mi è sembrato opportuno mischiare, creare questa confluenza fra operatori, accompagnatori, amici dei partecipanti, proprio per un effettivo processo inclusivo dove ognuno contribuisse con la propria corporeità, col proprio estro, espresso da un corpo danzante, che potesse veramente contribuire apportando il proprio segno così com'è. L'approfondimento su teatro e società è poi proseguito con l'incontro sui teatri ad interazione sociale. Perché incontrano diversi tipi di socialità, non è solo il teatro carcere, il teatro è un'infinità di incontri in un tipo di teatro che è diventato a pieno regime e a tut culto proprio un teatro. Non è più il teatro di nicchia del sociale, è anche il teatro sociale, ma è a tut culto un teatro vero, un teatro che lega l'etica all'estetica in maniera indissolubile. Un dialogo con la partecipazione di centri sociali, con la partecipazione del Teatro Patologico di Roma, con D'Ambrosi, c'è Manganiello, il professor Manganiello da Viterbo, col centro sociale, c'è Vito Minoia, che è la rivista Catarsi Teatri della Diversità, una rivista europea diretta da Vito Minoia, quindi tutte presenze molto importanti, e c'è un'infinità di interventi e cercheremo anche qui di fare un punto della situazione sul teatro di interazione sociale.